Porca puttana. Volevi prima guardare la partita e poi vedere i test? No, dobbiamo prima testare il gioco e poi possiamo iniziare. Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17. Ragazzi, bene, oggi siamo qui in un nuovo video dove vi mostrerò i veri test di ogni gioco consigliato da voi. Anzi, tutto faccio vedere io, tutto. Ok ragazzi, allora, come potete vedere in alto a sinistra, come sempre, un grafico metto per mostrare a tutti voi quando va il gioco, la temperatura della scheda video, la temperatura della CPU, gli FPS del gioco. Allora, ragazzi, siamo con il VSync attivo, quindi con la virtualizzazione verticale, che sarebbe una correttezza migliore del gioco, quindi che ti fa vedere il gioco meglio. Meglio. Quindi siamo con il VSync attivo e mi sa che gli FPS, no, ecco, sono arrivati a 57, adesso 60 FPS. Allora ragazzi, come potete vedere in alto a sinistra abbiamo la temperatura della scheda video, 45 gradi centigradi per adesso. Riesce a sopportare fino ai 70-75 gradi, ce la può fare la mia 1660 Super. Poi, allora, con riguardo alla CPU è un piccolo problema. Allora, la CPU certe volte aumenta, ma sempre di più. E certe volte non la vedo mai scendere. Allora, è arrivata a 56, 57, 58 gradi centigradi e per adesso mi sta bene. Ma quando giocavo a un altro gioco, ad esempio Watch Dogs 2, la temperatura è arrivata a 80 gradi centigradi della CPU. Per chi se ne intende, sa che 80, 81 sono troppi per una CPU. Invece la scheda video, abbiamo la temperatura di 48, che mi sta benissimo, cioè non mi dà nessun problema. Poi, riguardo agli FPS, siamo sempre sui 60. Certe volte, come potete vedere, io riesco a vederli. Poi non lo so se riuscite a vederli voi, ma arriva sui 60, 70, 80 fps. Certe volte scende anche, perché mi sta mostrando una grande virtualizzazione, quindi una grande correttezza dell'immagine a video. Quindi ragazzi, adesso provo a disattivare il VSync. Oh, fermi. Cosa sono questi dannati FPS 200? Ma che cavolo? Però, ragazzi, la scheda video è arrivata a 62 gradi centigradi. C'è un problema, c'è un piccolo problema. Comunque io, se voi riuscite a vedere la differenza tra il VSync attivo e il VSync disattivato, quindi godetevi il video.
Vabbè, non fate caso a quella parte perché mi sono incazzato veramente, quello non ero io.